Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi parleremo di valutazione immobiliare, di tecnologia e lo facciamo con un grande protagonista del mercato immobiliare della valutazione, con Patrick Albertengo, co-founder e amministratore delegato di Reopla. Patrick, ciao, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Gerardo, grazie a te per l'invito, sempre un È un piacere. piacere anche per noi. Allora, rendere il mercato immobiliare più trasparente. Questo è il payoff di Reopla. Vedi ancora delle zone d'ombra? Allora, beh, sicuramente è un payoff nato nel 2015, quindi in realtà sono passati un po' di anni dal 2015 ad oggi e sicuramente nel 2015 il mercato era estremamente meno trasparente di quanto lo è oggi. Sicuramente ci sono ancora delle zone d'ombra. Le zone d'ombra nascono laddove c'è una differenza di informazione tra quello che un utente a cui un utente può accedere, un utente, un cliente dei nostri clienti, quindi un venditore, un acquirente, e quello che l'agenzia poi gli va ad offrire nel momento in cui gli presenta una valutazione immobiliare, Certo. nello specifico caso di quello che noi facciamo. Oggi informazioni ce ne sono tantissime, se ne trovano online perfino troppe in alcuni casi. E quindi laddove un professionista non è in grado di dare una risposta concreta a quello che un cliente trova online, si possono creare delle zone d'ombra, comunque delle diversità di informazioni, delle disparità di informazioni. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il professionista abbia a disposizione tutti i dati di cui necessita Sì. per poter essere quanto più, trasparente possibile verso il cliente in Sì. fase di valutazione o qualunque altra essa sia. Guarda, voglio andare ancora più a fondo su questo tema perché scherzosamente dico che ci sono più valutatori che case in vendita, no? Oggi. In effetti, questo proliferare di valutatori online, secondo te, secondo la tua esperienza, come impatta nella testa dei clienti e cosa comporta poi per gli agenti immobiliari? Io mi sono fatto un po' un'idea, ecco, però Comprensive. sei tu l'addetto ai lavori. Allora, beh, innanzitutto il perché della nascita di tutti questi valutatori. Lo dico sempre, siamo abituati ormai a cercare informazioni online prima che in qualunque altro posto. Siamo abituati che online c'è mediamente la risposta a tutto, Certo. che sia una risposta, un'informazione o che sia ordinare una pizza o che sia comprare la spesa. Ed è normale che oggi, e lo sarà ancora di più in futuro, questa è la brutta notizia, tra virgolette. Le persone cercheranno informazioni sul proprio immobile o sul professionista online e lo faranno sempre di più. Un'opportunità che chiaramente è stata colta dal mercato, che vede in questo un'opportunità per generare dei lead che a loro volta ritornano agli agenti immobiliari, quindi l'agente immobiliare è poi il fruitore finale di tutto questo Certo. processo. C'è però una cosa su cui pongo l'attenzione e invito tutti a farla. Fare la valutazione di un immobile è difficilissimo, per un agente immobiliare che lo vede è difficilissimo. Sappiamo che il mercato è eterogeneo, sappiamo che no, non è semplice valutare un immobile. Provate a pensare quanto è difficile farlo per un software che lo fa in maniera automatica. Automatica, sì. Quindi vedo valutatori online a volte con dei margini di errore consistenti, importanti. Sì. Quando il margine di errore è troppo ampio, questo vuol dire che il cliente si fa un'idea sbagliata, in su o in giù, del valore del proprio immobile. E quindi Tendenzialmente più in su, no? tendenzialmente più in Più in su, su. esatto, Sì. e questo si trasforma in un problema abbastanza importante per l'agente Per l'agente immobiliare immobiliare, che poi deve fare il esatto. suo lavoro. Quindi attenzione a chi offre valutatori online a non farli self-made Sì. perché poi i risultati possono essere Pesante peggiorativi da e gestire. Sì, esatto. è vero. Allora, due anni fa, che un anno Un fa, anno, un anno. un anno fa capitava una cosa meravigliosa, credo, per le start-up, perché Assolutamente. poi la finalità è sempre quella della crescita, del diventare più grandi. Insomma, arriva Sprengnetter, Giusto, ok, che corretto. io ci ho messo 6 mesi per imparare, ho fatto un corso di Corretto. iniezione proprio per questo, dalla Germania e, voglio dire, ha messo un bel piede, no, in Reopla. Da start-upparo, ecco. Hai messo anche la giacca adesso, vedi Sto il crescendo. cambiamento, no? Ok. Che cosa è cambiato per Reopla? Allora, posso confermare che i cambiamenti sono stati solo in meglio. Sprengnetter è una realtà internazionale con un'organizzazione estremamente migliore e più grande della nostra e ha permesso a quello che era stato un modello che ha funzionato molto bene, di cui siamo molto soddisfatti dal 2015 al 2021, di avere ora la possibilità di crescere in maniera esponenziale. Noi prima eravamo uno staff di 13 persone, se non ricordo male, quando è entrato Sprengnetter, oggi siamo comunque poco meno di 20.
ma in totale in Spring Enter siamo 300 persone. La differenza è che se il nostro algoritmo ha un problema, abbiamo 10 data analyst che possono intervenire. Prima, se avevamo un problema, era 6 mesi per di notte. Era Patrick di notte, esatto. E quindi no, un cambiamento gigante che credo che abbia già portato i suoi primi risultati, ma quelli veri li vedremo nel corso dei prossimi anni. Ok. Ci parli un attimo di questa azienda, dove è presente, in Europa, insomma, che cosa fa esattamente? Assolutamente. Un pezzo di storia, ecco, perché magari poi i nomi si dimenticano, però è interessante magari assolutamente capire da dove arriva. Ma Spring Enter è un'azienda nata in Germania, ora non saprei dirti quando, ma ti direi quasi 30 anni fa, ed è nata nel mondo dei mutui, quindi nel mondo delle perizie per i mutui. Ah, ok. Nata dal padre di Jan, che oggi invece è l'amministratore delegato, e negli ultimi 10 anni è un'azienda che sta subendo una trasformazione pazzesca in termini tecnologici, quindi hanno spostato il focus da perizie sul campo a AVM, studio, sì, degli AVM, sì, creazione di modelli AVM. Sono oggi leader in Germania, sono il più utilizzato software sia dalle agenzie immobiliari che dai valutatori immobiliari per quanto riguarda i software di valutazione. Certo. Sì, sì, sì. E la maggior parte del business in Germania è dato dal software AVM installato sui principali portali. Immobilien Scout, che è il principale, sì, portale in Germania, è un po' il nostro immobiliare TI da lista. Non se lo sono fatti loro in casa, no? Loro hanno se comprato lo sono il fatto. Meglio. In realtà se l'erano fatto in casa, ecco. E poi dopo 2 anni circa hanno deciso di cambiare. Questo perché, e su questo l'ho sempre detto, quindi non sono, sono avanti però. Perché hanno il focus, di, ecco, perché sì, hanno esatto, il focus solo esatto, su questo. Esatto, ed è un qualcosa che ci stanno portando anche noi, quello di essere concentrati solo su una cosa e farla meglio di chiunque, sì, altro. Dopodiché sono in Germania, in Austria, dove anche lì sono leader sul mercato, acquisendo il precedente leader, e oggi sono arrivati anche qua in Italia con noi. Il progetto è quello di continuare a espanderci un po' per l'Europa. Battuta, chissà che trasferte che fanno dalla Germania in Italia. Loro hanno una scusa in più, voglio dire, no? Loro sono contentissimi di questo. Anche i tedeschi amano l'Italia, quindi no, bene, sono molto contenti. Quali sono, secondo te, gli stadi evolutivi della valutazione immobiliare, quindi digitale? Ecco, che cosa vedremo? Allora, la valutazione lato digitale, quindi AVM, è un qualcosa che si adegua molto facilmente, molto rapidamente al mercato, quindi al variare delle necessità di mercato. In Italia, parlando del nostro paese, fino a qualche anno fa non c'erano dati di compravenduto, era estremamente difficile trovare dati di compravenduto. E quindi generalmente le valutazioni venivano fatte sugli immobili presenti sui portali, quindi gli immobili sul mercato. Spero, anche un po' grazie a noi, negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare sui dati del venduto, quindi sì. È subentrato un altro elemento in ambito valutazione. Importante questo. E su questo io credo che sarà ancora un trend estremamente importante per i prossimi 2 o 3 anni, perché è quello che permette a un valutatore di dare una valutazione veramente più attendibile rispetto a chi non ha questo dato. Si parla tanto in questo momento, ad esempio, di classe energetica, sì. È sicuramente un tema decisamente attuale per quanto riguarda gli immobili, quindi l'importanza che ha un immobile. Purtroppo il mio punto di vista personale è che sia ancora un po' presto per integrarlo all'interno di una valutazione. Perché dico questo, se noi prendiamo 1 milione di immobili oggi presenti su uno dei principali portali, circa 850.000. Hanno classe energetica in fase di definizione. Il che, quando mi fanno la domanda quanto vale di più una classe C rispetto alla classe D, certo, la risposta è: se esiste qualcuno che lo sa, voglio assumerlo oggi, perché non è possibile decretarlo oggi. Siete avvisati, eh? Se avete la risposta, sì, posto assicurato in Reopla. Non è un dato che realmente oggi è calcolabile. È calcolabile a differenza rispetto a una classe energetica A, perché, sì, quella la si pubblicizza, sì, ma purtroppo non c'è ancora una sufficiente attenzione alle classi energetiche. Sì, peccato che comunque adesso ci sono anche delle normative, a parte Banca d'Italia, insomma, che inseriscono nella valutazione, uno schema della valutazione, proprio anche la classe energetica. Insomma. Uno dei temi che di sicuro terrà banco nei prossimi 3-5, sì, anni, su questo non c'è ombra di dubbio. Interessante questa cosa. Ecco, parlando quindi di APE in fase di elaborazione, no? Gli agenti immobiliari, parliamo di loro, ecco, hanno imparato, secondo te, a mettere a frutto strumenti di valore come agent pricing, ecco, nello specifico? Allora, nonostante, ripeto, siamo sul mercato dal 2015, che da un lato sembra tantissimo, dall'altro, sì, è chiaramente molto poco rispetto all'esperienza che molti agenti immobiliari hanno, negli ultimi 3 anni abbiamo visto una
un'adozione esponenziale della tecnologia. Oh, bella notizia. Quindi, questo. Lato nostro, siamo più che soddisfatti di questo. Okay. A livello di software di valutazione, quindi uno specifico o report di mercato, i numeri sono ancora un po' bassi. In Italia si stimano circa 7.000 agenzie che utilizzano software di valutazione. Ce ne sono 33.000 o 40, sei un numero molto meglio Agenzie, presumibilmente sì. Diciamo, operatori attivi all'anno scorso erano 50.000. Quindi, cioè, il con partita ancora... IVA, voglio dire, attivi e iscritti al codice Ateco, 6831. Ecco. Il numero, diciamo, però che c'è molto da fare. È basso. Ma non pensi che sia, questo è un discorso che facciamo al bar di solito, come dite, una soglia, cioè tutti dovrebbero utilizzare un CRM, tutti dovrebbero utilizzare un valutatore professionale, ma poi alla fine, diciamo che la parte virtuosa dei professionisti, no, in grado di anche di essere A, consapevoli, B, avere le potenzialità per investire anche su questo, poi alla fine i numeri sono molto molto basso. Tu dici 7.000, probabilmente siamo arrivati a soglia, guardiamo magari 10.000 come possibilità di, ma non vedo una grande potenzialità, ecco. Tu come allora, la vedi? Ecco. È corretto, è un pensiero abbastanza condiviso tra tutti gli operatori del mercato. Una cosa che mi piace dire è che però ci sono, lo scorso anno, 740.000 venditori che invece volevano la stessa qualità del servizio. Certo. Il fatto che qualcuno ce l'abbia e invece la maggior parte no, non la riesce a ottenere, credo che sia un problema di cui tutta la categoria degli agenti si deve far carico, e noi come operatori quella di continuare a professare ciò, perché davvero il report di mercato, così come altre centinaia di software utility a disposizione, sono aggiunte al lavoro dell'agente immobiliare, sono di supporto e sono soprattutto utili per venditori acquirenti, che sono poi il loro cliente finale. E non è giusto che qualche acquirente o qualche venditore non abbia magari una valutazione oggettiva perché il suo professionista ha deciso di non offrirla. Quindi questo è un qualcosa di cui... È il mercato che lo chiede. È il mercato che lo chiede, lo farà sempre, consapevoli. Sempre di più. Esatto. È meglio. Molto bene. Patrick, cosa dirti? Grazie per averci, insomma, illuminato, averci dato la tua visione su questo specifico ambito, che è sempre molto prezioso. Ci hai ricordato, siete in piedi, insomma, dal 2015, quindi tanti anni, tanta esperienza, tanti dati digeriti, e stanno facendo un lavoro davvero, davvero eccezionale. Ci vediamo quindi, insomma, nei prossimi mesi, perché avrete di certo delle novità da annunciare, quindi sai che sei sempre benvenuto qui sullo Sgabello. Grazie mille Gerardo, gentilissimo, grazie per l'invito come sempre, e un saluto a tutti. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per immobiliare e vuoi presentarlo da questo Sgabello, puoi farlo, è semplice, scrivi a losgabello@gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.